Ciao a tutti amici di Pillole, questa vacanza la passiamo in barca. Dove siamo? L'Efkada. L'Efkada? Sì. Stiamo entrando nel porto dell'Efkada. La particolarità è che c'è questo ponte che si alza, si gira e fa passare le barche da questo passaggio di terra. Dove ogni anno partono un miliardo di charter. La tappa da fare è l'Efkada Meganisi. Da oggi praticamente inizia la vera vacanza in Grecia. Siamo arrivati al largo dell'isola di Skorpios, che è privata. Adesso è di proprietà di un russo, era la ex isola di Onassis. Devi essere benestante con quest'isola qua. Dove ci sono tutti i cartelli che dicono che è vietato ormeggiare, vietato salire, vietato fare tutto. E niente, adesso ci facciamo un bel bagno. Camminerò sulle acque, come un altro più famoso di me. Mamma mia! Siamo sbarcati nel nulla. Sì, perché dovevamo andare a Vati, a Meganisi, ma era tutto occupato. Non c'era posto, allora abbiamo trovato questa caletta lì. Dove si può ormeggiare con l'obbligo di ristoro in questo posto. Già zicca nessuno, amore. Sorvoleranno nuvole gli agni. Non ci saranno zanzare stasera in barca. Vai. Ancora no. Due sacchetti, uno non è neanche biodegradabile. Ah, quindi stai ripulendo il mare? Certo, è fuori norma. Anche oggi penso che non prenderemo niente. Oh, vai, 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 vai! È un altro. Peso! È un altro del re. Stiamo scavando. Abbiamo degli iceberg. Ma
arrivando a Cefalonia, una delle isole greche più ricche di vita. Dove siamo? Siamo a Sami, Cefalonia. Siamo abbastanza abbronzati e stiamo andando ovviamente a mangiare. E tu che prendi stasera, Cla? La pita lì. L'ennesima pita. I don't know how to feel about this. It all just moves so slow. Ogni mattina è importante sciacquare la barca nei porti in cui si trova acqua. Eccoci qua ragazzi, finalmente sono riuscito a convincere questo equipaggio d'acqua dolce ad andare a vela. Stiamo navigando verso Fiscardo, alla punta di Cefalonia Nord. Ti prego, comandante, a quanto andiamo? 7 nodi. È un trionfo, è un trionfo. Succede anche questo in vacanze, in barca. Oggi che se gira il tempo, dopo il Ferragosto arriva il temporale. La domenica dieta. Ci tocca sempre svegliarci presto. Oggi siamo partiti prima del solito, molto prima del solito, perché dobbiamo avvicinarci. Anzi, dobbiamo tornare praticamente al porto di partenza perché la vacanza sta per finire, quindi lasciamo le coste di Itaca e niente, spero vi sia piaciuta perché per noi è stata veramente un'esperienza stupenda. Ci siamo divertiti, ci siamo ammazzati di lavoro e di risate e di bagni. È così la vita in barca. Buona giornata a tutti. Presto.